Iniziamo parlando dei miei studi, degli ultimi 7 anni. Diciamo, a me interessa presentare una carrellata di spazi che ho vissuto e dove i miei lavori sono stati prodotti. Alcuni spazi sono ricorrenti, dove tuttora continuo a lavorare, alcuni spazi invece sono stati occasionali. E mi piace iniziare a presentarmi proprio dai luoghi perché penso che il mio lavoro sia strettamente collegato anche a questi posti. Inizierei con questa immagine, che è un'immagine dell'Accademia di Amsterdam dove ho studiato, che è la Rijksacademie, ed è un'immagine in una giornata molto particolare, che è la giornata, diciamo, dove vengono tagliati i fondi alla cultura olandese dell'80% e in qualche modo si decide di fare un'azione che è quella di accendere questi fumogeni colorati, tantissimi, per cui l'Accademia va in una sorta di fuoco simbolico e colorato e crea questa nube gigante per tutta la città di colore. E mi piace però sottolineare anche la posizione che loro assumono verso il loro paese, no? Quindi di protesta, di lotta, tuttora nonostante il taglio che gli è stato fatto, comunque continuano a sopravvivere. Ho inserito delle immagini del mio studio di allora. In questo particolare momento stavo lavorando a questo progetto che si chiama The Conversation, che è una performance, una serie di performance, un film che ho fatto con questa comunità di sordi, quindi vedete il prototipo, i palloncini, questo sono io che provo il prototipo, e qua invece saltiamo in tutt'altra atmosfera, molto meno, come dire, accademica e istituzionale, che è la Rijksacademie, invece ha un'atmosfera molto diversa. Che dopo la fine appunto della mia permanenza alla Rijksacademie vengo invitata da Angela Serino a fare questo progetto. Tutto quello che vi sto mostrando è un po', diciamo, la parte anche forse meno conosciuta del mio lavoro, molto legata ai luoghi, come ho detto. Vengo invitata dalla città di Amsterdam diciamo, a fare una residenza bizzarra perché coinvolge gli spazi bonificati, tra virgolette, degli ex bordelli della città. Per cui io mi trovo a vivere e a lavorare all'interno di questi ex finestre di prostitute. Ex vuol dire che 2 mesi prima la signorina stava lavorando e io sono stata, diciamo, il passaggio successivo, per cui a livello proprio di impatto sociale, il fatto che un artista occupasse questo spazio immediatamente dopo, il cambio non era immediatamente riconoscibile. Per cui, ecco, è stato un po' traumatico questo passaggio. E questa che vedete è proprio l'immagine del mio studio, che era una stanza tipo 4 metri per 3 o anche meno, piastrellata con lavandino e letto in cemento. E io non ho fatto altro che mettere un tavolo con 2 cavalletti e il mio laptop, che era tutto lo spazio che potevo avere in questo senso. Quindi la presenza fisica era veramente lì, davanti alla finestra. Tutti i lavori che derivano da questa situazione sono fortemente condizionati. Se non che ho proprio deciso di fare poi per l'opening di questa residenza un lavoro su quell'edificio, quel palazzo, intitolandolo con il nome della strada. E stranamente, sebbene io fossi stata chiamata da questo edificio, c'era anche una storia molto famosa negli anni 50, un omicidio che è avvenuto in questa finestra di una prostituta molto famoso, e quindi poi il lavoro è stato mostrato all'archivio della città di Amsterdam. Questa è un'altra residenza che ho fatto nel nord dell'Olanda, nelle isole Friesland, e è un posto molto bello, sperduto, un paesino veramente di pochissimi abitanti, dove questo collezionista aveva questa casa molto affascinante, che è un vecchio panificio, pasticceria del 600, quindi ancora lasciato così com'era, che lui ha donato a questa residenza. E siamo nel cuore delle Friesland, quindi nel mese di gennaio, febbraio, marzo, quindi molto molto freddo, meno 12, e io ci vado con mia figlia. E in questo paesino vive Rutger Hauer, quindi diciamo è la star del luogo,
E io ho abitato questa vecchia casa, diciamo, con una storia molto particolare per circa 2 o 3 mesi. Il progetto che ho sviluppato qui, anche mia figlia aveva il suo piccolo studio, il progetto che ho sviluppato qui era di carattere, diciamo, sociale, nel senso che coinvolgeva soprattutto gli abitanti di quella cittadina, che oltre che, diciamo, essere il tema di sperimentazione della residenza, si offrivano anche proprio come produttori, assistenti, babysitter. E ho fatto una serie di attività, tra cui dei film screening, ho invitato una serie di persone, tra cui questa curatrice che adesso è viva ad Eindhoven, che si chiama Alessandra Saviotti. Diciamo, il tema di questa residenza era il cibo, quindi è finita appunto durante l'opening con questa lunga tavolata di cibo dorato a base di oro, dove ho invitato appunto i miei vicini di casa, gli abitanti di questo paesino, che si chiama Besterswag. Sono alcune immagini dell'opening, e di fatto è il mio studio. Qua saltiamo da un'altra parte ancora, e siamo in un'altra residenza, in un altro studio di Amsterdam che ho abitato, che è un vecchio squat, diciamo, storico, occupato da un gruppo di artisti negli anni Ottanta, che mi hanno offerto la possibilità di stare lì per alcuni mesi. E diciamo, come spazio espositivo, a un certo punto c'era questa hall bellissima in questo palazzo, con questi marmi bianchi e neri nel pavimento, con queste nicchie, e lì ho fatto questa mostra che era segreta se non per gli abitanti del palazzo. E questo per me è anche un modo proprio diciamo, dare vita al proprio studio, ma come dire, renderlo anche un luogo dove si possono sviluppare incontri molto diversi, no? Perché in qualche modo tu inviti chi vive dentro il tuo palazzo a diventare una sorta di spettatore della tua opera d'arte, involontario anche. E qua saltiamo completamente, siamo al macro, quindi torniamo in un'istituzione. Questa è la mia bimba, io viaggio sempre con lei quando vado in residenza o comunque quando cambio studio, per cui lei ha sempre uno spazio in qualche modo nel mio studio, e qua siamo in uno spazio asettico, white cube, no? Molto diverso da anche spazi che avevo avuto precedentemente. Poi ho un'altra fotografia, invece, diciamo, questo è l'inizio della residenza, di come poi è diventato invece lo studio in una sede più espositiva. Saltiamo a un altro spazio che è Centrale Fies. Centrale Fies è, diciamo, un'ex centrale idroelettrica, power plant, e tuttora in funzione parzialmente. È, diciamo, il luogo dove io sviluppo i lavori più grandi e più ambiziosi, cioè è, diciamo, una seconda casa, nel senso che tu puoi andare lì in residenza anche per periodi molto, molto lunghi. È il lavoro dove ho sviluppato e costruito l'opera prebiennale. E questo è lo spa, questo è stato il mio studio per almeno 2-3 mesi, che è uno spazio prettamente teatrale, e quindi ecco. Diciamo che in questo luogo, che è Centrale Fies, io tutte le mie produzioni performative sono state create qui. Ecco qua, vedete il primo prototipo dell'opera di Biennale, che sono non altro che quinte teatrali, diciamo, inclinate, che simulano una parete. È sempre bello che un luogo prenda vita, quindi. Poi ci sono spazi molto diversi, tipo Centrale Fies, che è uno spazio molto più teatrale, per cui cioè anche la simulazione del lavoro di Biennale lì è bello vederla, perché è veramente un teatro, no?